Ciao ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di Recensione più Doppiaggio. Quest'oggi parliamo di Boris. Eh già. Tutti quanti ne parlano, dicono che è la serie italiana migliore di tutti i tempi, probabilmente lo è. Passiamo direttamente a quello che penso. Come al solito io giudico in base a tre cose: trama, personaggi e obiettivo. In questa situazione sono un po' combattuto dell'utilizzare lo stesso modo di capire quest'opera, perché quest'opera è diversa da tutte le altre, sinceramente. Io ero partito con il fatto, anzi, di, ve lo dico, molto scettico, perché io la roba italiana, ragazzi, non ci faccio niente, cioè veramente io difficilmente guardo qualcosa di italiano, ma mi hanno sempre parlato bene di questo Boris, ho detto adesso lo vado a vedere così lo smonto, lo dico. E pensate, invece è fantastico, cioè io lo dico, mi ha veramente stupito, perché è spettacolare, totalmente fuori dagli schemi delle solite cazzate italiane, che prende per il culo le cazzate italiane. E niente, la trama parla di questo cast, tra virgolette, questa produzione cinematografica, dove c'è appunto regista, aiuto regista, quello della fotografia, quello che tratta le luci e tutto il resto, quello che è. E è una banda di matti, ogni personaggio insomma fa ridere a modo suo ed è uno stereotipo, diciamo, del cinema italiano. Devo dire, è fantastico, soprattutto se come me avete lavorato in quell'ambito. Perché io ho parlato con alcuni miei amici che l'hanno visto, mi hanno detto sì, fa ridere. Però sapete, no? Un po' come quando la gente guarda i film di Checco Zalone. Ride, ma non capisce bene che, a dire la verità, Checco Zalone li sta prendendo per il culo, perché loro sono fatti così. Però, anche se non lo capiscono al 100%, si divertono lo stesso. Stessa cosa per Boris. Se non avete lavorato nell'ambito cinematografico, probabilmente non capirete la maggior parte delle cose. Va bene, anche la metà, però vi divertirete lo stesso, perché comunque appunto è fatta per due tipi di pubblico. Io che invece sono stato nell'ambito cinematografico, vi posso dire che è spettacolare. Cioè, a me fa scassare dalle risate, perché io queste cose che stanno su Boris le vedo puntualmente. Cioè, sono veramente così, ragazzi. Voi pensate che sia uno scherzo quello? Senza il rutto non può esserci una recensione, perché io se no non la faccio. Comunque, la trama è più o meno questa. Si deve sempre portare avanti, poi succedono cazzi e mazzi, ogni puntata insomma un po' a sé stante, con una leggera trama che lega tutti gli episodi, che sta sotto un po', insomma, una sottotrama. Però diciamo che appunto è una di quelle serie molto carine che ti puoi guardare quando vuoi, pure una puntata al giorno, perché tanto la puntata finisce lì e non ti fa rimanere troppo. Però ti ha divertito abbastanza da volerla continuare. Quindi, senza dare troppi voti, questa volta faccio senza quelle tre cose, trama, personaggio e obiettivo. I personaggi hanno tutti quanti il loro ruolo, e alcuni fanno scassare, soprattutto se sei romano, se ne escono fuori con delle cose veramente fantastiche, tipo Stannis e il suo odio per i toscani, cose che comunque a noi italiani fanno ridere, ma allo stesso tempo fanno anche pensare. E l'unico voto che darò penso sarà l'obiettivo, che racchiuderà anche gli altri e che sarà anche il voto finale tutto insieme. L'obiettivo di questa serie, che vi consiglio veramente tanto, soprattutto, come ho detto, se siete in questo ambito, secondo me è sia far ridere che far capire. Far capire che è un mondo veramente marcio, fa schifo, fa veramente cagare sotto alcuni punti di vista, e per davvero ci sono parti di questo mondo un po' nascoste che qui fanno veramente vedere. E ragazzi, ve lo dico, non si parano. Cioè, questa è una cosa che io amo, perché io sono totalmente, che non mi gliene frega un cazzo del politically correct, e
Boris è completamente fuori il politically correct. Se devono dire la N word, la F word, tutto quello che cazzo vi pare, insomma, che sia fuori dagli schemi, la dicono come se fosse per davvero un film degli anni 80, quando ancora nessuno faceva problemi. E invece è di, cioè, iniziata 10 anni fa, quanto, ma pure meno. Comunque, ragazzi, veramente ve la consiglio, perché, e vi consiglio anche di guardarla con un certo occhio, perché magari riuscirete a capire il messaggio che vuole portare quella serie. E come obiettivo e voto finale, che l'obiettivo era sicuramente portare appunto una serie che ti faccia pensare e ridere allo stesso tempo, e che anche andasse abbastanza, ci sono riusciti al 100%. Ragazzi, io vi dico un bel 9. Non vi dico 10 perché, non lo so, non, proprio queste, quel minimo fattore soggettivo c'è, e non riesco a dargli un 10, perché comunque, non lo so, c'è stata comunque qualche puntata che non mi ha preso al 100%. Non mi sento di considerarlo un capolavoro della Madonna, però dai, 10 meno, 10 meno, dai, se lo merita 10 meno. Fanculo. Giusto per non dargli proprio il 10, così se fosse stata una bambina viziata delle elementari che non ha preso il 10, si sarebbe messa a piangere. Non è fantastico? Comunque, ci vediamo al prossimo video. Dove, a cazzo, come lo faccio il doppiaggio di Boris? Cioè, sinceramente è in italiano.